Buonasera, buonasera a tutti voi amici sportivi, appassionati di rally, appassionati di motori. È la quinta puntata stagionale. Torniamo dopo la pausa di mercoledì 1 novembre. Torniamo con una puntata, credo davvero, tra virgolette, importante. Non che non lo siano le altre, ma stasera veramente parleremo di rally, mi permetto di dire, con la R maiuscola. Allora, sono con noi due direttori, quindi stasera mi sento anche particolarmente fortunato. Il direttore di ACI Luca San Giorgio, buonasera Buonasera, direttore. buonasera a tutti. E il direttore dell'Organization Sport Events, lo voglio dire proprio bene, vabbè, tu ormai non sei un ospite, sei un habitué di rombo di motori, Valerio Parsella. Buonasera Valerio. Ciao Guido. Ciao, grazie. Allora, parleremo di tanti argomenti. Innanzitutto, diciamo che se prima ne parlavo con Luca e Valerio, quel rapporto tra la Ose e l'ACI Lucca era una sorta di grande simpatia, adesso si è trasformato in qualcosa di più se fossimo a paragonare il rapporto tra due persone dal lato, diciamo, umano. È così, direttore È San vero, Giorgio? abbiamo utilizzato un termine simpatico, ma che rende, ci siamo fidanzati, ognuno ha la sua famiglia, Addirittura. ma non è una questione personale, è una questione di fidanzamento tra due importanti strutture, sono le strutture che hanno la licenza di organizzazione in provincia di Lucca, l'Automobile Club e Ose, e quindi ci è sembrato naturale, visto che si parla di fidanzamento, trovare un'intesa per realizzare obiettivi comuni. L'unione fa la forza, è un principio naturale che anche nello sport noi siamo convinti che funzionerà. Può essere un punto in più. È vero, Valerio, che quando dico insomma, simpatia, una grande simpatia, usando un termine dei rapporti tra le persone, voi come Ose già avevate fatto qualcosa in collaborazione con ACI, con l'avvento dell'attuale presidente. Sì, praticamente da quando, come si diceva prima, da quando è arrivato il presidente Gelli, diciamo, è iniziato un rapporto di collaborazione che fino a quel momento lì con l'ACI di Lucca non c'era. E molto probabilmente complice di questa frattura che c'era iniziale il fatto che comunque il Rally del Ciocco è nato con l'ACI di Pavia, perché da un'intuizione di Guelfo Marcucci che Col professor Ciro Quaroni, mi ricordo. ha sempre ritenuto È che lo vero, sport era un'importante leva è vero. È vero. per portare turismo e insieme a Pietro Ciro Quaroni dell'ACI di Pavia avevano fatto nascere il Rally del Ciocco. 1976, pensate un po', 76, sì. E tanti tanti anni fa. da lì poi dopo diciamo che con l'elezione del presidente Gelli è nato un rapporto completamente diverso e ci ha portato a decidere di fare questa onorata collaborazione. È un passo importante, Luca, che parte, diciamo subito la verità, parte dal prossimo anno, dal rally soprattutto del Città di Lucca e stasera so che ci darai anche una ghiotta anticipazione che sicuramente apprenderanno con piacere tutti gli sportivi. Sì, senz'altro, noi abbiamo deciso proprio insieme a Valerio di sottoscrivere un accordo per cui anche a livello di, diciamo, regolamento sportivo l'Automobile Club continua a inserire a calendario naturalmente la gara, però il coorganizzatore sarà appunto Ose del nostro Città di Lucca, del Lucca come si dice in gergo, non c'è A che bisogno. edizione siamo il prossimo anno? Quello Siamo non me alla lo ricordo. 59esima edizione, 59, sì, siamo quasi a siamo 60. quasi a Una 60. volta a 60 le persone andavano a pensione, No, oggi non no, si no, sa no. quando ci vanno. Qui siamo nel fiore, diciamo pure Beh, intanto di questo siamo rally, eh. uno dei più longevi rally che esistono a livello nazionale, questo è motivo d'orgoglio per la provincia di Lucca. Terra di motori, lo sappiamo, e quindi insomma siamo pronti a renderlo sempre più bello, sempre migliore. Il Lucca, ripeto, non c'è bisogno di aggiungere tanto, è il campionato dei lucchesi e noi abbiamo il dovere e il piacere di renderlo il migliore possibile. E anche grazie alla collaborazione che avremo naturalmente con Ose, con Valerio. Intanto vediamo Valerio questi scorci dall'alto, ora vedremo credo anche delle fasi di corsa. Una cosa importante, per la prima volta non si correrà più a luglio, ce lo puoi. Allora, proprio ieri siamo reduci con Valerio dalla Ecco. riunione che abbiamo fatto a Firenze, dove ci sono gli incontri con gli organizzatori della Toscana, che poi portano, diciamo, al calendario definitivo che sarà stabilito poi a Roma a fine mese. Però noi abbiamo deciso, appunto, in accordo, di saltare il guado e quindi questa volta il Rally di Lucca lo faremo il 3 agosto. Proprio fissata anche la Sì, data. fa un po' impressione. Agosto, anche se poi i tempi sono cambiati, la società è cambiata, però il 3 agosto è frutto di una scelta ben precisa, da una consapevolezza importante, cioè naturalmente la concomitanza col Summer Festival, che è naturalmente un evento importantissimo per la nostra città, quindi
Quindi due eventi insieme sarebbero stati appunto si sarebbero danneggiati a vicenda. E quindi, diciamo, anche valutando le cose con gli addetti ai lavori, che sono quelli che poi ci servono per organizzare il rally, e i clienti del rally, cioè i nostri piloti navigatori, questa data l'abbiamo individuata. La decisione di correre, insomma, sì, per la prima volta ad agosto. Valerio, la data ad agosto, novità storica, ma immagino da coorganizzatore, con tutta l'esperienza che hai maturato, avete maturato in questi anni, hai in mente anche qualcos'altro per il 59esimo, abbiamo 59esimo. Detto, 59esimo rally Città di Lucca? Beh, sicuramente intanto per noi, nonostante che abbiamo una grande organizzazione con il rally del Ciocco, quindi un rally molto importante, il fatto di poter organizzare il rally Città di Lucca, come ti ho detto prima, ci onora molto, perché comunque è un rally molto sentito, è un rally dove si va veramente con il coltello fra i denti, e gli equipaggi locali hanno veramente amore per questo evento, quindi a noi fa veramente piacere organizzarlo. Sicuramente il 59esimo sarà un rally anche di Rudy Michelini, lo possiamo dire, perché non so quante volte l'ha vinto, no? Il rally di Rudy, sì, praticamente sì, l'ha vinto 11 volte. 11, credo 11. E sì, diciamo che per noi la 59esima edizione sicuramente sarà un bel banco, un bel esame, e faremo in modo di presentare al meglio poi la 60esima edizione, cioè per quindi, essere pronti organizzativamente. Conoscendoti, perché Valerio non solo è un direttore, ormai lo definisco il dinamico direttore di Organization Sport Events, ma anche una persona molto intelligente. Le persone intelligenti entrano magari in punta di piedi, però già è, Valerio, con la prospettiva per il 60esimo. Beh, di stupire, mi immagino, conoscendoti. È un'edizione sicuramente molto importante, la 60esima, quindi va presentata alla grande, e per noi la 59esima edizione sarà sicuramente un motivo per poter imparare e fare un passaggio di consegne e di know-how importante. Sai quant'è che aspetto il direttore di ACI? Io, Valerio, un anno circa, no? Un anno no, ma quasi. Ora mi fate sentire troppo importante. No, perché volevo parlare con te, Luca, del rally del Carnevale, e ora poi ci darà lo spunto per parlare anche di quelle che sono le idee di cui avete già chiacchierato tra voi su come, diciamo pure, il verbo è quello, salvare e mantenere l'identità di questo rally del Carnevale. Scorso anno purtroppo saltò, poi i motivi possono essere stati tanti, è inutile adesso rimuginarci sopra, però il rally del Carnevale è un patrimonio del motorismo provinciale, quindi so che state pensando a qualcosa, no? Ma allora, io voglio essere molto franco, molto trasparente. Sicuramente il mancato svolgimento del Carnevale è stata una ferita, diciamo così, anche personale, insomma, perché effettivamente una serie di motivi concomitanti, insomma, che hanno creato. Però ecco, io voglio, siccome sono ottimista per natura come persona, ci ha consentito di aprire una riflessione più ampia, perché quei numeri, noi abbiamo il rally sarà annullato proprio per mancanza di iscritti, e quindi abbiamo cercato di capire perché. E abbiamo aperto un dialogo importante con la base, tant'è vero che da quel flop, perché io lo chiamo così, non voglio nascondermi dietro un dito, forse è nato qualcosa di molto positivo. Abbiamo creato una commissione sportiva presso l'Automobile Club Lucca, che non è un organo, diciamo, necessario secondo i regolamenti ACI Sport, ma che noi abbiamo pensato come un momento, un'occasione in cui l'istituzione che si occupa di sport come l'Automobile Club incontra e si confronta con i clienti del motorsport, quindi con i piloti e con i navigatori. Abbiamo fatto anche un lungo procedimento elettorale per scegliere il rappresentante di questa commissione, che ha cominciato a lavorare proprio a settembre. Abbiamo quindi già ci fatto sono dentro, fammi capire, insomma, dirigenti, piloti, ci sono, allora, uno ci come sono, Valerio Parsera sicuramente certamente ci sono i rappresentanti dei piloti e navigatori delle tre zone della provincia, quindi Mediavalle Garfagnana, La Piana e La Versilia. Ci sono i titolari della licenza di organizzazione, che sono appunto l'Automobile Club, l'OSE e anche Lucca Corse, New Lucca Corse, e poi gli ufficiali di gara. Quindi tutto il mondo del motorsport. Componenti che contano, che hanno esperienza e che possono dare un contributo. Con cui si discute. Perché, diciamo pure, insomma, una vicenda come l'anno scorso di dover annullare una gara così prestigiosa non accada più. Valerio, rally del Carnevale, c'è già qualche idea? Beh, rally del Carnevale,
diciamo che sì, ci sono delle idee, abbiamo parlato con il comune di Viareggio che ci ha, diciamo, stuzzicato. Sembra e ci molto ha disponibile invitato, questa amministrazione comunale di Viareggio. Assolutamente, eh? Purtroppo mi rendo conto, anche leggendo i vari commenti che ci sono su Facebook in questi giorni qui, non si ha minimamente idea di cosa voglia dire organizzare un evento sportivo. E questo io invece faccio un ringraziamento alla Civi Lucca, perché ha fatto un lavoro da quando è entrato, anche se tanti lo possono criticare, anche se tanti possono trovare solamente il negativo, ma perché questo è insito nelle persone che purtroppo non si mettono in prima persona a fare le cose. Mi viene da dire, forse parlano anche, succede sui social, a me non voglio criminalizzare social, ma si parla senza la cosiddetta, una volta si diceva così, almeno ai miei tempi, cognizione di causa. No, cioè, no. Non conoscendo, tu hai detto bene, cosa vuol dire organizzare una corsa? Non vuol dire domani fisso una data e vado a fare la corsa. Ci sono dietro tante cose, anche l'aspetto economico, sì. Trovare un budget. Ma guarda, l'esempio lampante della riunione che abbiamo fatto ieri sera in regione, in all'ACI di Firenze, con gli organizzatori della Toscana. Nel 2004, il primo anno in cui sono entrato, infatti il prossimo anno festeggio i 20 anni. Allora faremo una bella festa. Nel 2004 una riunione così partiva tipo alle 9 e finiva a mezzanotte, l'una. Ah. Ieri sera è partita alle 21, finita alle 21:49. Tant'è che ho scritto a uno dei vecchi organizzatori che era sempre in quelle riunioni lì, che si chiama Alessandro Gai, che saluto, e gli ho detto, da quando non ci sei te, perché era uno di quelli che l'animava meglio molto. Così. Da quando non ci sei... Direi che non è meglio così, perché no. Vuol dire che le manifestazioni sono drammaticamente calate. Ah, ecco, perché si parlava di più. Ah, ecco. Perché si cercavano le date, perché si cercavano gli accomodamenti. Cioè, organizzare una manifestazione oggi è una delle cose più difficili che ci siano, perché purtroppo una gara come il Ciocco, che ha dei costi molto alti, solamente con le iscrizioni fa il 35% della gara. Una gara come il Lucca ci fa il 45%, cioè purtroppo devi andare a colmare quella percentuale. Devi poi trovare il resto per arrivare a coprire. E questo purtroppo non si capisce, cioè si pensa solamente che uno voglia annullare le gare o non trovare la soluzione di farla solamente per fare il male alla manifestazione, ma non è così. Allora, ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo dobbiamo parlare anche del calendario, perché questo signore, Luca, qualche settimana fa, venne qui e tra virgolette ci spaventò un po' dicendo ma vedremo se quest'anno... Scaramanzia. L'hai fatto per scaramanzia. Ah. Se ci sarà il ciocco in apertura, il ciocco c'è, ne parleremo del ciocchetto, parleremo anche del premio ACI Luca, che naturalmente abbiamo avuto tra l'altro il vincitore poche settimane fa. Bene. A tra poco. Allora, eccoci tornati, la seconda parte di questa quinta puntata stagionale di Rombo di Motori, che vi ricordo come sempre ci accompagnerà anche in questa stagione fino all'inizio quasi dell'estate. Sono con noi il direttore di ACI Lucca, Luca San Giorgio, e il direttore dell'Organization Sport Events, Valerio Barsella. Quando avete scelto questo nome, l'avete fatto, Valerio, per mettere alla prova i cronisti nella loro capacità di dirlo in modo corretto in inglese? Io non so se lo pronuncio in modo corretto, eh? Abbiamo fatto sì, per metterti in crisi. Per mettermi in difficoltà. Allora, Luca, questo signore, come dicevo prima di andare pubblicità, aveva detto, vediamo il ciocco, perché nell'alternanza, alla fine, ricordiamo, sì. Adesso correggimi se sbaglio le date, Valerio, 15-16 marzo, dico bene? Venerdì e 47esimo rally del ciocco, venerdì e sabato il ciocco. Poi quando parleremo del ciocchetto è sabato e domenica, perché anch'io poi rischio di fare certe volte confusione. Ma tu non hai mai avuto dubbi che anche quest'anno il ciocco potesse aprire il campionato italiano? Questo deve essere un motivo d'orgoglio della nostra provincia, cioè il fatto che sia Rally che apre il campionato italiano è una cosa che va tenuta stretta, e questo è anche il motivo anche della collaborazione che si stringe ancora di più da parte dell'Automobile Club, perché se noi poi dimentichiamo questo, dimentichiamo tutto, cioè è fondamentale supportare una realtà che porta così grande successo al nostro territorio, per cui l'ACI è accanto anche in senso concreto appunto a questa manifestazione. Quindi... No, perché al di là della scaramanzia poi, Valerio, cioè che un po' c'è stata anche quella, in realtà è vero che per il discorso dell'alternanza poteva anche succedere, perché ora il Rally del Ciocco che apre il campionato italiano... Sono già parecchi anni, dal 2010-2011. Ma poi sai, a parte tutto,
a settembre, quando prima di riunirsi le giunte chiaramente cercano di trovare le migliori soluzioni per far sì che il campionato sia di risalto e sia di immagine in maniera tale da poterlo vendere al meglio. Quindi diciamo che vengono fuori tante idee e non è detto sempre che poi dopo si trasformi tutto in quello che pensiamo noi. Quindi cioè io sono stato scaramantico oltre modo, però comunque sia non era detto che il Rally del Ciocco non era scontato. Ma ti piace il nuovo, mentre dovremmo vedere anche delle immagini dell'ultimo Rally del Ciocco, quello vinto da Crugnola, ti piace la nuova formula, nel senso che ci sono 7 prove, non ci sono più le prove su terra? Abbiamo detto tante volte, magari le prove terra ci potevano stare. Lo sai, per me i rally sono solo su terra. E purtroppo però, guardavo anche un filmato ieri vecchissimo di Mickey Biason dove spiegava questa cosa qui. In Italia chiaramente i costi di rimessaggio delle prove speciali su terra sono veramente troppo alti, quindi diciamo che gli organizzatori, per far sì che questa disciplina possa rimanere in piedi, lo organizzano su asfalto. Mi stai dicendo si fa fatica anche a trovare le prove, i tracciati? Eh sì, perché poi dopo si mettono di mezzo tantissimi enti, che dai Verdi a mille associazioni che diciamo che questo fanno sì che è blocco. Successo anche magari per gare per prove con 2 ruote e non con 4, certo, no Valerio? Certo. Anche in tempi abbastanza recenti, non entriamo nel dettaglio. Senti, ma stasera io Luca gli devo chiedere per forza, è vero mancano ancora, siamo a novembre, 4 mesi, ma hai già un po' studiato il percorso del Ciocco o no, Valerio? Guarda, lunedì e martedì lavoreremo sul percorso del Rally del Ciocco, quindi oggi non si possa, c'ho solo delle idee. Sicuramente il punto fermo è che partiremo da Lucca, che continuerà questo rapporto con l'amministrazione comunale e l'ACI Lucca, anzi con l'ACI Lucca abbiamo dimostrato che diventerà sempre più importante il rapporto di collaborazione. L'amministrazione di Lucca invece è sempre più vicina al mondo dei rally, ci dà la possibilità di utilizzare il capoluogo, che è uno sicuramente dei posti più belli dal quale che può dar lustro alla manifestazione. Partiremo da Lucca e poi dopo ci avvicineremo in Media Valle. Sulle prove per il momento non ti puoi, mi sembra, di capire, sbilanciare. Sulle prove... Dimmi almeno se ci sarà un ritorno clamoroso, poi ognuno con la fantasia. Luca, io ci provo. È giusto, è il mestiere, insomma. Ma non parla. Ancora stiamo vagliando tutto. Chiaramente è aumentato il chilometraggio, ma non di troppo. Quindi diciamo il format dell'anno scorso ha funzionato bene. Lo andremo a rivedere su tante cose. L'unica cosa che ti posso dire è che molto, e questo anche nello sviluppo del lavoro che è quello della commissione, sicuramente riporteremo il parco assistenza a Castelnuovo. Agli impianti sportivi, ora abbiamo a breve un incontro con l'amministrazione, però sicuramente riporteremo il parco assistenza lì perché c'era stato richiesto. Facilitati da una cosa, perché ad oggi, diciamo, se il Rally del Ciocco si fosse svolto con il format dell'anno scorso, a Castelnuovo non ci saremmo stati. Quest'anno è cambiato il format, il CRZ non è più una gara a seguire della gara più importante, ma è all'interno della gara. Fanno le stesse prove. Fanno le stesse prove, seguono tutta la gara, quindi sicuramente ci sarà una diminuzione degli iscritti. La diminuzione degli iscritti ci riporta a poter pensare di tornare a andare a Castelnuovo, perché sennò negli ultimi anni che siamo stati a Castelnuovo, quando superavamo gli 80 iscritti, avevamo serie difficoltà a mettere giù gli spazi. L'arrivo confermato a Castelnuovo? L'arrivo sicuramente sarà a Castelnuovo. Ma si svolge non solo il sabato, anche il venerdì fate qualcosa come prove? Ci sono praticamente 3 prove il venerdì, un riordino notturno e poi dopo Il grosso il sabato. Qualcosa già detto. C'è la novità, una novità importante, che praticamente il tratto dello shakedown sarà usato con diverse forme, sarà utilizzato per shakedown. Finalità. Finalità, sì. Non mi veniva la parola, anzi grazie per il suggerimento. Tanto guardate, dove è passata questa macchina? Non so se lo sai Luca, sai cosa c'era lì? Io sono un po' nostalgico. Dove è passata la macchina precedente? Lo sai cosa c'era lì? Vediamo se anche qui, no, qui è un altro passaggio.
C'era la sede nostra dal 96 al 2001. Ecco. È perché si chiama prova speciale. È giusto. Non so se qui siamo già più in alto, mi sembra, no Valerio? Quindi. Sì, qui siamo al laghetto. E praticamente la prova dello shakedown sarà usata per la qualifying stage, dove praticamente verranno fatti gli ordini di partenza dei primi, delle R5. E poi dopo sarà utilizzata sempre il venerdì anche come prova speciale televisiva per la famosa power stage. Quindi diciamo che in un tratto che sceglieremo ci saranno diverse finalità. Quindi non ci puoi dire se sarà all'interno del ciocco? Ancora no. Non lo puoi dire, ho capito. No, ma non perché non lo voglio dire, perché lo stiamo ancora valutando. Non è ancora deciso. Allora, Luca, per quanto riguarda invece il premio AC Lucca, so che insomma adesso le classifiche sono in parte delineate, in parte ci sono ancora delle incertezze. Sarà proprio il ciocchetto di cui poi parleremo anche con Valerio a chiudere il cerchio, no? A chiudere. Scusa, fammi chiudere una cosa, una chiosa su quello prima di anticipare. Sai qualcosa che no, puoi no, dire? No, io no, Valerio ha fatto il suo mestiere, giustamente. Certo. Volevo una cosa dire importante. Tutti questi grandissimi e buoni rapporti con le amministrazioni locali, no? Si parlava di Viareggio, di Lucca, di Castelnuovo. Ecco, per rispondere anche a parliamo delle tre forse in realtà più importanti, altre, insomma. Sì. Però tutto questo, anche per rispondere appunto a quello che diceva Valerio, a queste maledingue su Facebook, sui social, ecco, non per farci autoincensarsi, ma insomma questo significa lavorarci prima, lavorarci bene e dimostrare di essere credibili. E guardate, questa è la cosa che forse ha maggiore valore. Certo, lo sponsor poi serve perché i soldi che dà lo sponsor, ma se non ci fosse il buon rapporto con l'ente locale, con la prefettura, con la sovrintendenza, parliamo delle mura, non potremo fare niente. Ci sono delle realtà in Italia che non hanno questa, non dico fortuna, perché questo è frutto di duro lavoro, di, ripeto, di serietà, e oggi possiamo parlare anche di tutte queste novità, delle prove speciali. Questo ci tengo a dirlo perché bene, il nostro impegno bene. Continuo. Al di là della politica, qui si parla di ente locale in senso di amministrazione. Ecco, poi Premorelli, sì, siamo alle battute finali, sicuramente ci sarà il ciocchetto che concluderà naturalmente il nostro Premorelli, che ricordiamo quest'anno ha fatto 18 anni, quindi è maggiorenne, faremo la premiazione sicuramente a fine gennaio, inizio febbraio, però anche Premorelli è oggetto in questi giorni di una discussione all'interno della commissione sportiva di cui si parlava prima, perché vogliamo anche lì apportare delle modifiche, perché va anche forse aggiornato. Noi siamo convinti che rimane comunque uno strumento importantissimo per valorizzare anche i più giovani, soprattutto un'intuizione che si è avuta appunto nel passato e che ci deve rendere orgogliosi, perché anche in questo caso siamo un po' ripetitivi, ma pochi hanno un premio rally nelle altre province come ce l'abbiamo noi. Come provincia di Lucca nel settore motoristico e realistico in particolare, lo possiamo dire. Magari sui social poi adesso diranno che non è così, ma non ci interessa, ma la realtà è quella. Caro Valerio, lo so, mi guardi, Rally del Ciocchetto, 32esima edizione, dico subito una cosa, so che a Valerio questo farà piacere, l'ha detto il prossimo anno, sono 20 anni che in pratica è preso la conduzione, ne ricordo sempre, io lo dico come prima cosa, il Rally del Ciocchetto, perché sono uno di quelli che ha avuto la fortuna e il piacere di conoscere addirittura quando correva, nel ricordo di Maurizio Perissinot, cui giustamente avete dedicato il memorial, che va proprio, lui che è stato un grande navigatore, al copilota, l'anno scorso vinse Maurizio Bimbi, perché vinse il rally con Paolo Andreucci. Allora, cosa ci dici? Manca un minuto e mezzo, siamo pronti e già, sì, ma il percorso è confermato. Il percorso è confermato, come te l'ho detto, la grande novità di quest'anno è che non ho cambiato assolutamente niente per la prima volta. No, ma io lo sai cosa voglio sapere, io mi sono già sbilanciato. I piloti ci stiamo... Probabile presenza di un nome a caso come Paolo Andreucci. Dai. Paolo sta facendo di tutto per esserci, perché comunque sia ha a cuore non solo la manifestazione, ma Paolo diciamo che anche lui è cresciuto con Icio, quindi... Il poter essere presente alla manifestazione a lui dedicata per lui è molto importante, quindi sta cercando di esserci e poi io spero che, ma ne sono quasi sicuro, della presenza di tutti i miei grandi amici come Michelini, Ciavarella, Falleri, che sicuramente danno un tocco in più alla manifestazione, ma abbiamo già riscosso comunque un buon riscontro di partecipazione di tutti gli storici, parlo di Tosi, parlo di Verbilli, in più abbiamo avuto l'altra settimana l'informazione dal nostro amico Rendina, che ha annullato una gara che organizzava
lui in concomitanza proprio con il Ciocchetto e il Ceccano, e sarà presente alla nostra manifestazione. Quindi, ricordiamo, iscrizioni aperte da un paio di giorni, si va fino a venerdì 8 dicembre. Queste sono le immagini proprio dello scorso anno, avete dovuto anticipare, altrimenti saremmo andati proprio alla vigilia di Natale quest'anno. Però insomma, sinceramente mi prendo la responsabilità di questa decisione qui, nonostante che mi fosse stata sconsigliata, però io pensavo che andare al 22-23, siccome il Rally del Ciocchetto e anche il prossimo anno sarà il 22 di dicembre, andare al 22-23 non avrebbe sbilanciato così la manifestazione, anzi togliendomi da tutte le concomitanze avrei pensato a un... Forse andavi al 23-24, Valerio. Sì, però avrei anticipato, avrei fatto il format il venerdì e il sabato. Però invece poi dopo, facendo un sondaggio in primavera, è risultato che invece mi sbagliavo, e quindi quando si sbaglia bisogna anche ammetterlo. Certo. E abbiamo fatto un quella ritorno. Quella è la virtù dei fuori. Ma poi c'ha, ora, e poi dobbiamo chiudere, possiamo sfumare le immagini, c'ha l'asso nella manica, magari, abbiamo già fatto tanti nomi importanti, di grandi piloti, di grandi amici, però lui sicuramente c'ha un asso nella manica che magari quando sarà il momento lo tirerà fuori. Noi al Rally del Ciocchetto, Luca, come sempre, dedicheremo benissimo, sicuramente puntate a precedere la corsa e anche quella successiva, che quest'anno, visto che il 17 è domenica, sarà il 20 dicembre, poi fisseremo il tutto. Ottimo. Luca, il tempo è volato via, io ti ringrazio benissimo, per tutto quello che fate per ACI, per tutto quello che fate per la vostra attività ormai da anni. Saluteci il presidente Gelli. Assolutamente. Con grande piacere. Grazie, grazie. Con grande piacere, insomma, sappiamo che si è rimessa abbastanza sì, bene. Sì, questo, sì, sì. E sì, questo sì, ci fa enormemente piacere. Valerio, benissimo, noi tanto ci rivediamo presto, noi torniamo mercoledì prossimo. Vi volevo dire già chi avremo mercoledì prossimo, l'equipaggio, vi vogliamo far conoscere il maggior numero, Marco Ramacciotti, Filippo Caturelli, saranno qui con noi. Poi il 22 novembre, invece, fra due settimane, daremo spazio a quel signore che fa il mondiale endurance, Riccardo Pera, che potrebbe passare, secondo me lo farà, alla Ferrari, però l'abbiamo dato in assoluta anteprima, Non l'ho letto sui social. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Va bene, grazie ai nostri graditi ospiti, grazie a Matteo Pedini, a tutti voi che ci avete seguito. Beh, a quest'ora si può dire buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti.